È il campionato più equilibrato degli ultimi 10 anni, quello che ci regalano i risultati dell'undicesima giornata. Nella zona alta vincono Inter, Juventus e Lazio. Pareggiano Udinese e Genoa in una giornata spettacolare, 16 gol e li ha presi quasi tutti il Bologna a Cagliari. Ma vediamo gli altri numeri della giornata. 5% sono le possibilità che la Roma esca dalla crisi, percentuale che potrebbe arrivare al 75% nel caso in cui Rosella Sensi acquistasse tutta la rosa dell'Udinese. 2. Il Chievo e il Bologna sono le squadre con gli organici più affiatati della Serie A, infatti non segnano gli attaccanti, ma nemmeno i centrocampisti e i difensori. 1. Uno solo, e cioè il sinistro, l'orecchio con il quale Nicola Moruso potrà ascoltare l'iPod dopo la legnata ricevuta in occasione del gol annullato in Sampdorino. 0. I libriletti fino a ieri in vita sua del portiere Marchini del Cagliari. 4. I libriletti da Marchini durante il solo secondo tempo di Cagliari-Bologna. 8. Le squadre di Serie B allenate in carriera da Carletto Mazzone. Potrebbero diventare 9 se dovesse prendere il posto di Spalletti alla Roma. 2. Le lauree ad honorem in letteratura assegnata a Lucilla Granata per essere riuscita a scrivere un libro di addirittura 200 pagine con i pensieri di Alberto Tomba. 2. Le pagine che in realtà sarebbero bastate, una sulla gnocca e una sui tortellini. 75. Le leggi della fisica che in teoria impedirebbero ai capelli di Amsic di stare su in quel modo. 1. L'UFO che probabilmente stava guardando ieri sera rise della Roma anziché seguire Marchionni nell'azione del secondo gol della Juve. 0. I gol fatti dalla Fiorentina senza Gilardino, a dimostrazione del fatto che l'attacco viola è sterile senza Gilardino che dà una mano. 0. I panettoni che mangerà Iachini del Chievo a Natale e 4.578 quelli che confezionerà a Natale dopo che Campedelli l'avrà spostato a lavorare nell'azienda di famiglia. 24 sono gli anni di Bernacci del Bologna e curiosamente 26 sono gli anni dai quali non fa un tiro in porta. 312 i chilometri che separano il porto di Civitavecchia da quello di Cagliari. 1. L'allenatore che dopo la sconfitta col Cagliari ha dovuto percorrerli a moto, Daniele Arrigoni. 3.458 le persone che la notte di Halloween hanno chiesto a Enrico Variale come mai non è andato in giro per le case a dire dolcetto o scherzetto. 84% è la percentuale di adolescenti italiane che sogna di farsi un caschetto come Cristiana Buonamano di Sky Sport 24. E infine 5 sono i secondi che mancano all'inizio di Gnoc Calcio Night.